Ciao a tutti e ben ritrovati su Dark Souls 3, sempre lo stesso fallo da tre volte di fila. Avevo promesso che andavamo a battere il boss, e così. Un secondo. Mi sa che non sono andato al falò. Siediti. Bravo. Mi sono dimenticato anche di potenziarmi, vabbè, vabbè. Perché ero impegnato in altre cose, tipo la serie Arma Manicomio che. Sì, lo so, si è bloccata, ma perché? Sto cercando di usare un'arma abbastanza complicata. Non vi dico qual è, lo scoprirete quando uscirà. Qua c'è una strega del fuoco. Sì, mi sono messo anche qua a farmare con l'altro account e quindi conosco praticamente ogni centimetro. Piano, ok. Ora, no, questi qua facciamoli fuori che possono essere abbastanza rognosi. E vedete che già. Madonna, non si fanno. Minchia. Pensavo facessero tutto sto danno. Qua, qua. Vabbè, comincio io. Oh, cavolo, è vero. Bravo. No, sei prevedibile. Come non detto. Bravo. Dai che tira un po' la guardia. O tira un po' la guardia, tira un po' la testa. Gli ho rotto tutto. Ho visto che non è necessario per la sede quest evocare Gotthard e Anri, quindi lo farò da solo. Sempre che le mie condizioni di giocatore me lo permettano. Sullivan, il gran sacerdote. Io dico il pontefice perché suona davvero tanto meglio. Eccolo lì. Sembra quasi che ci stia già aspettando. Sì, ci stava aspettando. Allora, minchia, oh, fammi parlare almeno. Ah, vero, non si stabba. Ho detto, ma sì, dai che gli tiro un cartone. È agile per essere un pontefice. Dovrebbe essere per lo più un chierico lui. Ok, allora, si sta facendo complicata la cosa, eh. Non pensavo. E questa qua non è neanche la parte più difficile, eh. Anzi, rispetto a dopo, una cazzata immane. Allora, spiega come. Sullivan è uno dei. Del madò, ma fa. E tutte le volte che domino la parola a Lore, lui mi attacca. Quindi. Si dice. Vedi che già non mi attacca più. Si dice. Che Sullivan è uno dei personaggi più. Più pazzi di tutto Dark Souls. Perché. Sapete già che. È un seguace di Aldrich. E a quanto sembra, dopo che Aldrich è diventato un. Un signore dei tizzoni, vi spiegherò. A tempo debito, come l'ha diventato, lui si è proclamato, si è autoproclamato pontefice di Yrtil. E quindi anche, secondo, essendo Dark Souls medievaleggiante, quindi essendo pontefice, anche pieno comando delle forze militari. Che cavolo, però fammi finire sta frase. Vabbè, finiamo, facciamola la prossima volta. Non gli ho tolto nulla! Riprendiamoci ciò che è nostro. Ossia, ancora lì che ci aspetta. Si vede che proprio non gli interessa nulla, si vede come uno sfidante. Stavo dicendo che quindi anche pieno controllo delle forze militari e dunque i cavalieri della missione sono stati anche addestrati da lui. Qualche raggio ha quell'arma. A proposito, ecco qua. Quindi ha addestrato lui i cavalieri della missione e forgiando due anelli detti l'occhio destro e l'occhio sinistro del Gran Sacerdote, ha reso i cavalieri della missione, ossia quelli che andavano in missione all'estero, in senso non a Yrtil, li ha fatto diventare delle bestie, tipo, vedi, danzatrice della Valle Boreale, Vordet, che son, appunto sono diventati delle bestie. Ma anche tutto il resto, tipo i cavalieri normali, questi qua. Wow! Bellissimo il moveset. L'unico problema è che le cose sono due. È imprevedibilissimo, è imprevedibile. Wow. È tanto imprevedibile. Vabbè, questo qua. Avendo un. Mi dicono che è periabile. Insomma, con uno spadone è quasi impossibile ucciderlo. È impossibile! È impossibile ucciderlo con uno spadone! Che abbia trovato? Girateli in tondo. Dovevo. Mi avevano già detto che bisognava far così, però. Però. Io vado su quello scudo. Perché sennò ciao. Uno. Ok, il problema viene dopo. Se avete già visto. Ah no, è vero.
Non l'ho ancora fatto. Dopo quando si sdoppia. Oh, non dovevo dirlo? Ah, già i Perry, è vero, è vero. Dovete andare anche di Perry, se no. Se non volete morire. Almeno se volete, se volete. Non vi sto obbligando a fa. Oh, via, che qua fa una scarica di qualcosa. Ecco qua. Attaccatelo. Vedete che ora si sdoppia in uno spirito. Cioè, aspetta. Lo spirito prevede tutte le mosse. Incluse quelle che ti fanno male. Piano. E che fa l'affondo. Ok, possiamo curarci. Oh, l'abbiamo tolto relativamente. Quando è che è partito? Lo spino mica l'ho visto. Uno. Quella l'ha fatta in più. Quella l'ha fatta in più. Quella l'hai fatta in più. Io non so chi colpire adesso. Colpisci. Colpisci chi ti va ad istinto. Io dico colpite. Non so. Chi prima arriva, prima muore. Vado, non saltare, eh sì, non saltare, nel senso non alzati ora. No, ora tira un'onda che ha spaccato un lampada, eh sì, un. Ok. L'ho ucciso? No, ecco il cavolo. State, sì, state lì. Vado. Non mi sembrava di giocare così bene. Sì, l'ho ucciso! Ho ucciso uno, adesso manca l'altro. Non uccidermi ora, non uccidermi ora, non uccidermi ora. Wow. No. Vai che va. Tac. Oh, ci hanno messo di tempo per farlo fuori, eh. Vado. Tanto. Anima di del Pontefice. Sì, si chiama il Pontefice. Vi ho detto che mi fa schifo il nome Gran Sacerdote. Glorifichiamoci sull'an. Ah, questo. Ah, devo ancora usarla sta qua. Vabbè, meglio così. Anima di Sullivan il Gran Sacerdote. Sullivan il Gran Sacerdote di Eritil imprigionò gli dei della vecchia famiglia reale nella cattedrale abbandonata per dare l'impasto al divoratore degli dei. Ah sì, questo qua non me l'avevo detto. Però in compenso andando ho perso tutte le 61.000 anime. Quindi. Cosa faccio? Mi sembra un po' cortino come episodio. Quindi. Boh, proviamo un po' di PvP. Ok, proviamolo un po'. No, esp. Sparisce. Ah no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Scintillante, quello che mi serve per questa qua. Proviamone un po'. Ce n'è qui. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Vabbè, facciamo a meno. Dico. Allora, probabilmente è uno dei boss più difficili del gioco. Perché sì, ce l'ho fatta una volta e faccio ancora fatica adesso. Soprattutto con uno spadone. Che prima ce l'avevo fatta con una spada dritta, quindi le cose sono leggermente diverse. Allora, dopo questo vi dico, tentate molto i Perry, perché gli fanno parecchi danni. E non sono complicatissimi. Beh, un colpo in particolare è facile da fare i Perry, tutto il resto è impossibile. Fine. Detto questo, vi saluto in questa immensa cattedrale, bellissima la cattedrale, ero troppo impegnato nella boss fight per capire dov'ero. Guarda caso il tappeto per terra sembra quasi una croce, non per dire. Comunque, ciao a tutti e ci vediamo ai prossimi episodi e spero che il video vi sia piaciuto.